Ciao ragazzi, bentornati nel vostro canale. Eccoci tornati finalmente in un nuovo video. Siamo tornati con un nuovissimo episodio dell'Euronovice perché nello scorso episodio abbiamo preso, se non ve lo siete perso, se non ve lo siete visto, abbiamo preso Cristiano Ronaldo, CR7. Adesso andiamo con un tour de force di simulazione, tanto nel calendario sono partite proprio brutte brutte, cioè con squadrine, sperando di non perderle. E dopo ci sarà anche l'Europa League. Boom! 2-1 e andiamo. Chiellini, Chiellini, Cristiano Ronaldo si sblocca. Mamma mia, si sblocca finalmente. CR7. Sì! E andiamo. Intanto facciamo gli allenamenti come al solito. E adesso andiamo con la prima partita di coppa. Vabbè, questa qui è contro l'Akhmat, quindi non ha senso giocare. Dai, simuliamo, tanto penso che non ci sia bisogno di giocarla proprio, dai, cioè. Oh, che poi io non so neanche da dove vengono questi. 4-0, 4-0, doppietta di Robben, doppietta di Jota. Mamma mia, ogni volta segna uno diverso. E adesso, il bello è che abbiamo la partita in Europa League, un giorno di riposo e dopo Liverpool. Ma vaffan. Io quasi quasi, dai, azzarderei di giocarcela. Vediamo un po', testiamo la squadra, visto che è la prima volta anche per me. Questa qui la vorrei giocare a difficoltà campione. Vedo come andiamo. Se vedo che non ci sono troppe difficoltà, metto anche leggenda dalla prossima. E andiamo. Premier League, Norwich City, Liverpool, da Carrow Road, incredibile, con l'hashtag NorLive. Cristiano Ronaldo con la maglia del Norwich City, Ibrahimovic, è assurda sta cosa. Cioè, io farei lo screen, ragazzi, se fossi in voi. Cioè, guarda, ma come? Ma dove? Dove? Solo su FIFA questa cosa, veramente. Sanchez, sulla fascia. Prova il. E oh, vabbè, secondo me ci stava il calcio di punizione. Vai Ibra, vai Ibra, vai Ibra, sfondalo! Mamma mia! Mamma mia! Di cattiveria! Lui, incredibile, diciamo il quasi capitano della squadra. E si pompa, già è pompato, si pompa anche di più. Mamma mia! Che mostro, che mostro! Con la forza, col fisico, lo placca praticamente, sbam! Spacca le mani al portiere. Tantissima roba, Zlatan, mamma mia. Ibrahimovic! Cristiano Ronaldo, mamma mia, scatenato, scatenato. Non vuole vedere solo Ibra nei marcatori. Prova la botta. Tiro brutto, però è entrata. Sì! Mamma mia! E si pompa pure lui. Tutti pompati, cazzo. Dovete diventare degli armadi, santo Dio. E andiamo. Mamma mia, tiro brutto, ma ci sta. No, dai, prossima volta, dalle prossime partite mettiamo in difficoltà leggenda perché ho già visto che. Very easy. Apertura per Cristiano Ronaldo che si fa sempre vedere. Numeri, mamma mia. No, no, ero già pronto per esultare. Grande CR7, madò, vedi, Messi non avrebbe mai fatto queste cose. Io davvero con Messi mi trovo malissimo quest'anno. Herrera? Mamma mia! Non pensavo avesse così un tiro da fuori! Grande Herrera, sorpresa della squadra! Tanta roba! Grande bomber! Non, cioè, io pensavo fosse andato proprio fuori, invece ho un gran gol! Madonna, Herrera! Un po' a giro così, con questo effetto! Mamma mia! Bello, bello così, bello così! Sanchez, Sanchez! Sì, cross! Mamma mia, mamma mia. Non ho un grandissimo gol, però bella azione costruita. CR7 ancora. No, davvero, questo è il nuovo Real Madrid. Cioè. Assurdo, davvero. È arrivato Cristiano Ronaldo e il Norwich è diventato il Real Madrid. E finisce. Mamma mia, grandissima prova per questo Euronovice. La squadra gira, gira davvero bene. Mamma mia, che squadrone. Però si può ancora migliorare. E si deve migliorare. Adesso, ragazzi, invece c'è una partita contro il Barnsley della Carabao Cup. Quindi, simulazione. Simulazione, facciamo un po' di turnover così si riposano un po' tutti. Tanto io direi che è easy, easy. 3-0, 3-0. Doppietta di Cristiano Ronaldo e Barella. Buono, buono, buono. E adesso, ragazzi, altro big match contro il Manchester City. E la classifica parla chiaro. Partita davvero importante perché siamo tutti lì, compreso noi, il Chelsea, il Tottenham e il Manchester City, quindi cioè, forse
fondamentale da giocare. Mamma mia, Giorgio Chiellini, primo piano per lui, quanto sei brutto. Allora, cambio di modulo per noi. Un 3-4-2-1. Proviamo a mettere a punto Ibra, prima punta, poi vabbè, affiancare Iotta e Cristiano Ronaldo, poi solito sulle fasce Robin Sanchez e Herrera Barella dietro a impostare l'azione. Sì che l'ha visto. Vai Robin. Quota sofferenza. Sì che l'hai visto. Fallo partire. CR7. Cristiano Ronaldo. Sì, sì, sì. Mamma mia. Devo imparare a fare la sua esultanza qui su questo film. Sì, sì. Ci ha messo mezz'ora a farlo partire, Rob, questo pallone. Mamma mia, ci voleva questa infilata. Grande, grande CR7. Spiazzato Art. E si va a spaccare anche una delle pretendenti per questo scudetto, per questo campionato. E finisce, 1-0. Wow. Davvero mostruosi. Liverpool e Manchester City, adesso manca solo il Chelsea e magari il Tottenham. Davvero fantastici. Siamo a pari punti col Werder Bremen e per il gol, sul gol subito, insomma la differenza reti, siamo avanti. Io direi che questa qui magari ce la giochiamo, poi le altre partite sempre dell'Europa League. Per quanto riguarda i gironi, ce li simuliamo perché penso che non ci siano troppe difficoltà. Mamma mia, con anche la nuova grafichina in stile Europa League, con gli stessi colori. Norwich, Werder Bremen, Inghilterra, Germania. Tantissima roba, primissimi nel girone, Dudark e Lakmata a zero, cioè. Devastati, poverino. No, davvero, ci è andata fatta bene, un girone proprio very easy, davvero. Mamma mia, che entrata in campo. Fenomenale. CR7 pronto a giocare la Champions con il Real Madrid, va a giocare l'Europa League invece con il Norwich City. Attenzione, Gomez è tornato. Mamma mia, il mio pupillo. No, davvero, voglio far diventare un mostro, anche perché è stra giovane e può migliorare un sacco, davvero. No. Perché? È da tipo FIFA 15 e FIFA 16 che se uno muore in area di rigore, rigore. E dai, per essere premio nel girone, che dai, Lafont, miracolo, Cruze, no. Vabbè, 1-0 loro, spingiamo in avanti. Dai, che assolutamente. Guarda, questi fanno solo dei lanci. Lanci a destra e a sinistra. Mi mancava il bug di FIFA, lo script, cioè il momentum. Queste cose mi mancavano. E nessuno vi fa vedere. Attenzione, come l'ha trovato? Iotta, cioè da lì è riuscito a prendere il palo. No, vabbè. 2-0, finisce così la partita. Beh, non è sempre domenica, non si può sempre vincere. Allora, partita della Carabao Cup, quarto turno con il Watford. Simuliamola, dai. Beh, finì, guarda che perdiamo anche questa, guarda, eh. Oh, 4-1, meno male. Meno male, ha segnato un po' tutti. Meno male. Forse ci siamo ripresi, speriamo. Manchester United per noi? Incredibile. Allora, Manchester United e Arsenal che vanno nella Serie B inglese? Assurdo. Oh, dai. 4-0, ragazzi. Bene ragazzi, quindi questo video può finire qua. Io spero che questo episodio sia piaciuto. Lasciate tantissimi like qua sotto. Lasciate tantissimi like perché stiamo spaccando tutto. Siamo primi in classifica. Dobbiamo staccare tutti quanti in campionato. Ma comunque, vincere l'Europa League per avere più soldi, soprattutto fare la Supercoppa Europea e almeno riuscire ad andare in Champions, ma io direi di puntare a vincere il campionato. E dopo tantissimi milioni li investiamo tutti, facciamo uno squadrone che già comunque questo squadrone è buonissimo, facciamo una roba ancora più assurda e proprio andiamo a mani basse in Champions l'anno prossimo. Quindi mi raccomando, rimanete connessi, mi raccomando. Seguitemi su Instagram, c'è il link sotto in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando. Stay tuned, stay fat. Balla!
And I just need your love tonight.